Questi li butto? Sì. E questi? Questi sono degli occhiali di una festa in maschera, all'ultimo anno delle superiori. E che fai, li butti? Sì, cioè mi sembrano... Cioè per lei sarebbero solo un paio di occhiali scemi. Sono anche rotti. Secondo me le potrebbero piacere. Vabbè, allora mettili là, dai. Senti, stavo pensando a quella cosa che mi hai detto sul corso di tuffi, no? Ma se glielo regalassi? Ma chi, a lei? Sì. No, no, sarebbe assurdo. Perché, scusa? Perché non la conosci nemmeno, non sai se le piacerà. Vabbè, ma io me la immagino. Te la immagini? Sì. Cioè, me la immagino con i capelli chiari, gli occhi scuri di Alessio. E poi vabbè, dai, basta che sia bella dentro. Bella dentro? Sì, cioè una persona forte, volitiva, positiva. Ecco, soprattutto positiva, sì. Una scema? No, un altruista. Cioè una che non ha bisogno di calpestare gli altri per ottenere quello che vuole. Una che si va a mettere i piedi in testa. Cioè, ma tu veramente vedi la vita in questo modo? Tu che vuoi, una figlia o una bambola? Guarda, sicuramente non sarà un'arrogante e presuntuosa come te. E neanche una fotocopia della madre. Mi prendi il telefono? Prenditelo tu. Buongiorno. Ma come se n'è andata via? No, ma guardi, io non sapevo niente. No, sono mortificata, guardi. Sì, no, no, adesso provvedo subito, non si preoccupi. Mi scusi ancora, arrivederci. E sei anche una bugiarda, sei, eh? Guarda che era il proprietario del catering, mi ha detto che te ne sei andata via senza dire niente. No, adesso tu rimani qua e mi dici perché mi hai mentito, ok? Era il mio lavoro, non il tuo. Cioè, ma ti rendi conto di quello che dici? Cioè, ma chi è che ti ha cercato il lavoro, eh? Chi è che ha garantito per te? Ma tu hai idea del culo che mi sono fatta per guadagnarmi la fiducia dei clienti? La fiducia dei clienti? Tu hai un tumore? Era gente di merda e non mi andava di stare lì con mia madre che sta male.